insieme al dottor Mario Della Monaca, che opera al Centro Chirurgico San Paolo di Pistoia, ci occupiamo della cura delle patologie della spalla. Il dolore alla spalla è una manifestazione clinica molto frequente. Basti pensare che un terzo della popolazione almeno una volta nella vita va incontro ad una lesione della cuffia dei rotatori e quindi è una situazione piuttosto noiosa, perché si manifesta soprattutto durante la notte, quindi rende il sonno fastidioso, e poi anche durante il giorno, limitando le attività della persona nelle sue attività lavorative o nel tempo libero. Quindi indubbiamente considerando che è la seconda causa negli ultra cinquantenni di dolore che porta alla visita medica, è un problema molto sentito. Quanto può influire lo stile di vita sulle patologie della spalla? Lo stile di vita sembra avere un'importanza. È stato visto che fattori come il fumo, l'ipertensione, il diabete, problemi alla tiroide, malattie tipo artrite reumatoide sembrano influire negativamente sul microcircolo di questi tendini che costituiscono la cuffia dei rotatori e in qualche modo contribuire ad un'evoluzione di lesione. E in più, naturalmente, alcune categorie di persone che svolgono lavori pesanti, ripetitivi, con movimenti sopra la testa, con il braccio, naturalmente ci può essere una sollecitazione maggiore, quindi se c'è il terreno favorevole, innescare un processo degenerativo e poi la eventuale lesione. In quali casi si rende necessario l'intervento chirurgico? Quando la lesione ha delle caratteristiche da richiedere un trattamento chirurgico, naturalmente il trattamento è chirurgico, artroscopico. L'artroscopia rispetto alla chirurgia aperta tradizionale ci aiuta molto, perché con tre buchini nella spalla e una sonda di pochi millimetri siamo in grado di visualizzare a 360 gradi la spalla nella sua interezza e quindi trattare al meglio, rispettando il più possibile i tessuti, le varie lesioni. Naturalmente l'artroscopia è una metodica che non è appannaggio di tutti, però quando siamo in grado di condurla, facilita molto anche il recupero del paziente, perché proprio ha come punto chiave il rispetto dei tessuti il più possibile. Il tendine viene riparato, o meglio reinserito, grazie all'utilizzo di microviti in titanio o in materiale riassorbibile o ultimamente in tessuto, che noi chiamiamo comunemente ancore. Vengono introdotte con dei sistemi nell'osso e quindi, mediante dei fili precaricati su questi device, si può tranquillamente andare a suturare il tendine. Naturalmente i migliori risultati si ottengono nei pazienti di un'età variabile tra i 50 e i 60 anni, perché poi andando avanti con l'età la qualità del tendine va incontro ad una degenerazione e quindi la tenuta di queste suture può essere compromessa. Una volta operato viene generalmente posizionato un tutore che va mantenuto per un mese e poi naturalmente la fase successiva è la fisioterapia, che rappresenta un aspetto molto importante di questo trattamento e che deve essere fatta in maniera accurata.